Eccoci qua con un nuovo episodio di Gimplotti. Ormai suppongo dopo tanti episodi sapete come funziona e quindi andiamo direttamente nel merito della questione e vediamo Il momento. quale teoria del complotto dobbiamo scegliere oggi. Questo è per te, questo è per te e questo è per me. Io oggi voglio provare con una nuova teoria del complotto, nuova perché non l'ho mai proposta, ma anche questa è un evergreen che va avanti da 200 anni or so. Beh, io Vediamo quale teoria del complotto oggi ci potrà deliziare con dei simpaticissimi sciottini di gin. non l'ho guardato. Allora, che sguaccio. Dammi un numero nel Ok. frattempo. Due. Da 1 a 1000. 2. Quindi dobbiamo prendere quella centrale. Evitato. Fate sento uno, c'è uscito forse. Peccato, non è mio. È mio. Il mio era bellissimo, ragazzi. Una new entry, era ora che arrivava, tra l'altro. 5G. Quindi iniziamo con selezionare le parole. Ovviamente non possiamo andare con 5G. Oh, posso andare con Bill Gates. Allora, Bill Gates, Frequenza. 4, direi ammalare, coronavirus, Best. no, coronavirus sono metti metalli invece. metalli, Vaccini. Vaccini. ma sì. Piano, secondo me piano esce questa volta. Ma quindi epidemia, no? Epidemia in generale. Dipende, Non allora, che se tu vuoi dare coronavirus dobbiamo epidemia, dobbiamo scegliere rilanciare. un video specifico. Metti Dovresti. epidemia o coronavirus, metti qualcosa. Ok, se noi mettiamo che valgono entrambi, epidemia e slash Ma coronavirus. d'accordo. Metti Visto radio che mettiamo 5G, mettiamo 4G. Alcune di queste parole possono essere dette in concomitanza, quindi se esce tipo la parola radiofrequenza, prima va radio. E poi, se verranno detta la parola frequenza, si vedrà con frequenza. Allora, noi le scriveremo qua per Parole. benino e ritorneremo tra un secondo. Dunque, abbiamo trovato un video leggermente più lungo del solito, di 19 minuti e 54 secondi, quindi 20 minuti fondamentalmente, intitolato Nessuno ne parla, i TG ce lo nascondono, 5G e Covid-19, di un certo Mil Cox. Underscore 95. Diciamo, questo ha quasi 10 anni, è più piccolo di me, ne sa più di me. Quindi ascoltiamo i giovani e vediamo cosa hanno da dire oggi. Sperando sia il video giusto e che non sia una presa in giro, comunque sia un finto complottato. Ma vediamo, secondo me non lo so. In caso facciamo la regola dei 10 minuti, nel caso in cui ne prendiamo un altro. Pubblicità da 3, 2. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di MirkoX95. Oggi raga non faccio un video su Fortnite, non faccio un video su giochi, gameplay, roba varia, perché voglio fare un video molto diverso dal solito, molto diverso Dai, dai, perché dai, fai il innanzitutto video il di mio motivo, sulla sola. ovviamente oggigiorno sta Non c'è più con vivendo una Fortnite. situazione un po' particolare per tutti, che è A me quella non me del, frega un come saprete, del coronavirus, ma nessuno ha legato effettivamente Coronavirus. che cosa sta succedendo oggi in Dai! Italia e nel resto del mondo L'hai scelto tu! sostanzialmente, ovvero molto E quindi te lo semplicemente sei andando su Google. dimenticato? Io ovviamente ora andrò sul mio PC, Ancora sul mio non lo schermo so. qui su Google, ovviamente andrò a cercare delle informazioni relative al 5G, ovvero la nuova banda che ovviamente stanno cercando. Tutti l'avevamo capito, però qual è il problema? In larga scala adottato iniziando il 2019 ad oggi, virtuali telecomunicazioni, servizio provider, update infrastrutture 5G, Ah, funzionalità ma sto 5G communication. Ok, raga, io pensando. faccio un po' così perché poi magari ve lo traduco in italiano direttamente, no? Magari riesco un Ah, po'. potevi venire Praticamente qui preparato dice visto che stavi che la registrando? frequenza è molto diversa. Ovviamente qual è il discorso? Che praticamente qui dice che le bande del 5G appunto si aggirano verso. Cioè ci permetterebbe di navigare con il cellulare a 100-400 megabit, che poi che serve, scusate raga, vi dico la verità, cioè nel senso non è un filo logico sta cosa dal A punto di fare vista che dirette già come gli queste operatori poi girano tutti i velocemente. dati limitati e cose illimitate, illimitato non tira niente nessuno, d'altro canto ci costringeranno a cambiare telefono, a cambiare smartphone, a cambiare tutto, ma Ah sì? No, allorché il discorso qual è? questo è un Non è quello tanto vecchio il con fatto di 4G. cambiare smartphone, ok, è vedere la pericolosità che ha queste onde 5G verso di noi, ovvero raga molto semplicemente quello che voglio dire
Non è tanto il fatto di dire il 5G, sai, è una cosa super negativa perché alla fine ci ammazza. Sì, effettivamente questo è il problema, che ci può uccidere. Perché questo? Perché chi per esempio di voi vive vicino ad un ripetitore che si trova molto vicino a lui, a cui dà la possibilità di prendere bene la frequenza del cellulare, prendere bene internet del cellulare e quant'altro, sicuramente non fa bene per il corpo umano, perché il corpo umano ha quelle onde elettromagnetiche a seconda della frequenza che hanno, che ovviamente quelle del cellulare a quanto vedo si aggirano verso vabbè, ora non lo so di preciso, non sono proprio un esperto in campo elettronico da questo punto di vista, però effettivamente quello che vi dico è per quel che so, che ovviamente già il telefono di base fa male, nonostante se provate a mettere Perché le cuffie Bluetooth a no, avere una cioccolata non in fanno tasca male. molto vicino al ripetitore No, cellulare, sicuramente la tavoletta di cioccolato vi si squaglierà. Perché vi dico questo? Perché effettivamente è vero, non è la causa dico in più io a qua quante si è spogliato a appunto te, a guarda. distruggere tutte queste onde elettromagnetiche, che appunto 5G, 3.5 GHz, Cellular SIGHT, Vodafone, qui in Germania già l'hanno installato praticamente a quanto pare Faccio fatica a tenere positiva. il passo, cioè Non è faccio positivo, veramente infatti qui fatica, c'è anche una mappa non. dell'Italia, trovo, un attimo che ve la faccio vedere, vediamo un po' se riesco. Allora, È un dunque, foglietto di vediamo un po' qui imperativo. come Ah, posso fare. rilassati. Ok, penso di qua, Respira. suppongo, ok. Non c'è il 5G Vediamo un innanzitutto, po', ok, respira. perfetto, Dove sta sta andando? registrando, sì, ottimo. Ok, scusate raga, riaggiungo appunto cattura dello schermo. Non Ok, capisco cosa stia perfetto. succedendo. Ah, Ok, ottimo. Ok, perfetto. E praticamente qui ok. sto appunto facendo. Ok, ve lo faccio Ah, usa opera. Vai. Ho vedere da qui, almeno cambio un attimo la schermata, oltre che ci sono io che mi faccio ben notare. Praticamente, effettivamente il 5G, a quanto vedo, ha questa grande questa problematica qui, che appunto va a Dove? influenzare. Dove? Qua Immagini. dici Milano 90 milioni, Bari, ma questi sono i soldi che hanno speso per ristrarre 90 milioni, 60 milioni a Bari e Matera, Prato e L'Aquila 30 milioni. Ma Ora, dove che stai sia vero o leggendo? meno, io sinceramente, raga, vi dico la Questo. verità, non ne ho una vaga effettiva idea di quello che sta succedendo sostanzialmente, Se tu hai però una quello che vaga vi posso dire a idea. tutti gli effetti è che a parere mio sembra una grande cosa che alla fine non è che sia effettivamente che succede qui? Ok, vediamo Io un non po'. No, capisco ok, non me per lo persone che aggiunge. non Non è che hanno la sia più pallida totalmente di cosa stiamo positiva, per parlando, cui non quello che vi sono posso dire, raga, intanto, che cosa più cerchiamo anche coglioni noi di parlate, no? Lo batterci per capisco evitare di far installare che questa rete di telecomunicazioni, in quanto se ci pensate già abbiamo il 4G che prende come si dice 4G! dappertutto ed è molto funzionale e effettivamente al corpo umano fa male, non Doveva fa venire bene, prima o però poi. rispetto al 5G sicuramente meno problemi darà. E poi alla fine, raga, non pensiamo solo ad avere un internet super potente, nonostante chiunque di noi voglia un internet super potente. Eccolo qui, ecco qui abbiamo, per esempio, lo faccio un attimo vedere, rimetto l'altra scena. Eccolo qui, praticamente qui abbiamo, come potete vedere, una famiglia che sta in mezzo, due persone che si parlano col cellulare, e praticamente tramite questi due cellulari che trasmettono e ricevono, le onde elettromagnetiche passano attraverso le persone, che ovviamente Non è una questa novità. immagine un po' così, tra virgolette, a caso, però effettivamente è questo ciò che succede quando parliamo al telefono, le onde elettromagnetiche passano attraverso Perché le l'orecchio, cuffie coloro che ci Bluetooth sono no. attorno, nonostante ci sono tante Ho persone che capito. il telefono non se lo mettono direttamente all'orecchio, ma se lo vanno appunto a mettere, non proprio attaccato, distaccato leggermente, diciamo. Però effettivamente a quanto vedo il 5G sarà questo. Ecco, legame fra 5G e coronavirus. Eccolo qui, vediamo. Praticamente qui ci fa vedere che ci sono queste reti potentissime del 5G, come Ma potete sono fatte vedere, con 1, 2, 3, Photoshop! 4, 5, 6. Cioè, una cosa inverosimile. Come fare danni senza evidenze? Vabbè, ovviamente poi prosegui la pagina, però non mi va di vederla tutta. E praticamente, effettivamente, è legato molto al coronavirus, sta cosa. Cosa che non vi dicono. E perché non ve la dicono? Ora vi faccio un attimo di Boh, vedere, almeno magari ve dicelo lo spiego meglio io. Ecco, tu. quello che non vi Cosa? fanno, appunto, non vi danno la possibilità di vedere effettivamente che cosa succede tramite questo. Come dire, questo insomma 5G, questo coronavirus, tutte queste cose che stanno accadendo, nessuno vi spiega Valgono effettivamente sempre che il problema è coronavirus anche e questo. 5G perché l'ha detto Ovvero, lui. ragazzi, se ci pensate, stanno morendo un sacco di persone e principalmente dove sono morte, quello che vi voglio dire esattamente a Wuhan. E che succede? Allora, un attimo, vi metto un attimo una Cioè, mappa Google Maps e noi vi faccio Wuhan. anche capire personalmente il mio parere qual è praticamente. Allora, eccolo qua, mettiamo Google Maps, ve lo faccio direettamente vedere anche a voi in maniera che almeno lo Grazie. vediate. Eccolo qui. Allora, andiamo
andiamo a cercare per esempio Wuhan qui su Google Maps, la città dove è situata, è praticamente situata proprio a Hubei qui in Cina praticamente. Ora il discorso qual è? Che come saprete, ecco, addirittura c'è Xiango, pensavo Xiaomi, c'era scritto, vabbè, comunque qua è un centro in cui ci sono molte da quello che so industrie di telefoni, telefonia, roba varia. A sto punto, se loro abbiano fatto partire il 5G da là, questo non lo sapremo mai. D'altro canto, tra l'Italia e la Cina non c'è una distanza abnorme a tutti gli effetti, nonostante ci dicano che sia quanto, chissà quanto sia distante, ma effettivamente se il 5G lo stanno mettendo in tutto il mondo, il problema è che si espande da una piccola nazione, che può essere l'Italia, e poi arriva dappertutto, ovviamente, perché mettendo, allora facciamo il punto della situazione. Prendo un punto qui sull'Italia, mettiamo un altro sulla Germania, un altro sulla Francia, sull'Austria, e tutto quanto se ne collegano in 5G automaticamente le frequenze ci strutturano. Però quello che dico io, effettivamente, abbiamo la possibilità di mettere i telefoni satellitari, che sarebbe la meglio cosa a tutti gli effetti per tutti. E a quanto vedo, appunto, qui ci sono veramente molti, molte immagini su Google Immagini che appunto fanno vedere i pericoli di questo 5G. Quindi, cosa che la tua forma di informazione è Google Immagini. Ma tutti gli effetti, cioè, Wikipedia era borderline, noi siamo andati proprio a Google Immagini. Riferimentati per tutti, in tutti gli operatori, cosa che non si adeguano mai, perché un'altra cosa che voglio dire, ora vi faccio rivedere, praticamente gli operatori telefonici non si adeguano mai a ciò che appunto va a essere la soglia di internet, in quanto per esempio nella mia zona prende bene Wind, 3 Infostrada e queste linee qua, per esempio Vodafone non prende da me, allorché Vodafone sta facendo in modo di mettere questo maledettissimo 5G, raga, vi dico la verità, perché è una cosa lo comprerai il telefono 5G, scommetto, no? Onestamente non è che sia proprio, vediamo un attimo se trovo un'altra cosa, un'altra immagine, sì. Vodafone, vediamo un po' per qui, eccolo qui, come potete vedere già da qui da Vodafone, praticamente, che in realtà ha già fatto qualche pubblicità, eccolo qui, cercando su Google 5G Vodafone, già troviamo tantissime pubblicità di Vodafone, che non c'è solo il 5G, arriva un qui addirittura arriva un nuovo servizio, addirittura, cioè ragazzi, veramente siamo arrivati al punto che ci stiamo facendo ammazzare da questi, scusate la parola ragazzi, perché effettivamente sono gli già ti fanno, ecco, per esempio il 5G è arrivato a Milano e non vi dice qualcosa questa parolina qui, il 5G è arrivato a Milano. D'altro canto, a Milano c'è stato l'apocalisse del coronavirus in Italia. Non è vero, questa è arrivato a Milano. Ragazzi, sto bollendo. Sta devastando tutti quanti, in poche parole, questo è ciò che vi posso dire a tutti gli effetti. Per cui, dato che sta devastando tutti quanti sto coronavirus, il 5G principalmente è arrivato a Milano e queste città qui, e sono quelle più colpite dal coronavirus, anche a Codogno, suppongo che ci sia. Anzi, adesso voglio fare un'altra ricerca web insieme a voi, cioè insieme, vabbè, fondamentalmente lo faccio, ok, ho scritto pure male, comunque vabbè. Allora, vediamo un po', 5G Codogno, che è la prima città che appunto, ok, un attimo che vi rimetto. Ah, mi sta rispondendo. Eccolo qui, la tesi complotta che collega il coronavirus in Italia, eccolo qui, vedete, qui ci sono addirittura le tesi complottistiche che collegano il coronavirus in Italia alle reti 5G. Sui social comunicano a circolare articoli e video che collegano le nuove reti internet al COVID-19 due le argomentazioni usate in un network che tocca l'Italia, ma è molto più esteso. In discussione questa storia del 5G e il coronavirus, che appunto sta, io penso che ci sia un legame molto forte tra queste cose. Però eccolo qua, per esempio, vediamo questo qui. Molto più interessante. Infatti, guardate, raga, cioè le cose corrispondono veramente, ma raga. C'è cioè, la storia 5G, guardate, Milano, su Milano praticamente. Ma e chi è ovviamente il, Milano? Il brand che ci sta ammazzando, Vodafone, raga. Cioè, ma porca miseria, io sto veramente guardo queste cose, non è che mi spavento, però mi dico, porca p***a, no, ma perché nessuno è arrivato a questa cosa? Perché, ecco il tutto, raga, ok, un attimo, io so abbiamo capito tutto a sto punto. In poche parole, Vodafone ha voluto installare questa tecnologia 5G, cercando appunto di aumentare la sua banda internet passante e quant'altro, perché Vodafone veramente, raga, in molte zone d'Italia anche nella mia fa schifo come rete. Quindi, dato che appunto ha installato questo 5G, praticamente, stanno facendo in modo di ammazzarci tutti, in poche parole. Questo è il quanto, in poche parole. Però, effettivamente, raga, cioè, vabbè, ok, perfetto. Quindi, da quanto abbiamo capito, praticamente sto 5G, raga, in poche parole, ciao. Tutti gli operatori delle mobili stanno cercando la storia del 5G. Sei bravissimo, sei il numero uno. I suoi poteri erano troppo forti. Allora, io prima, mentre tu cerchi un altro video, il motivo per cui ci provo, nessuno ci è arrivando, è perché non c'entra nulla il 5G con il coronavirus, cioè, non c'entra niente. Poi, mentre tu cerchi il video, voglio spiegare la cosa dei telefoni satellitari, perché poi me la dimentico, io ci riesco a dimenticarla, così la facciamo finita. Qualunque antenna deve avere una lunghezza
che deve essere un multiplo della lunghezza d'onda. Segnala frequenza più alta, significa lunghezza d'onda più piccola, bla bla. E possiamo avere cellulari compatti. Se vi ricordate, i primi cellulari avevano l'antenna estraibile, Esatto. per quel motivo. Più aumenti la frequenza del segnale, quindi vai sulla frequenza 2.4 GHz, che poi questa 2.4 GHz non è la frequenza c***o, è la frequenza che molti stati occidentali, non so, da altre parti del mondo, io parlo dell'Europa e forse sicuramente anche gli Stati Uniti, perché è l'unica frequenza libera è che tu non hai bisogno di una licenza. Qual è il problema? Più aumenti la frequenza e più il segnale ha difficoltà a passare gli ostacoli. È lo stesso principio, se voi ascoltate musica, o meglio, se il vostro vicino si ascolta la musica, voi sentirete i bassi della canzone e non gli Esatto, alti, perché sono i bassi. perché i muri non riescono a vibrare a una frequenza alta, solamente a una Sì, frequenza infatti, bassa. La basta. stessa cosa vale per le onde elettromagnetiche. Se tu aumenti la frequenza e vai su quelle che vengono definite microonde, che ha una potenza bassa rispetto a quella del microonde, quindi noi non arrostiremo perché non sanno di 1000 watt. Per esempio, il nostro wifi che io ho nella mia stanza, che viaggia alla frequenza 2.4, esistono anche i wifi che vanno alla frequenza di 5 GHz. Basta che vado nel giardino, non mi prende più perché abbiamo i muri spessi. Ed Esatto. è una potenza, se non ricordo male, o 0.1 o addirittura 0.01 watt. A differenza del microonde che va a 1000 watt, siamo a 10.000 volte o addirittura Sono 100.000 volte più superiori, non potenti. c'entrano. Io penso che il wifi è 0.1 watt. Cioè, non friggiamo come nel microonde, No. comunque, che è quello che vogliono, che dicono la maggior parte dei Quindi complottari, è dei complotti normale, del esatto, è 5G. normale che se tu vai a una frequenza più alta, non hai da mettere più ripetitori, perché non ce la fa passare le case, è ovvio, è normale. Cioè è fisica 2, elettromagnetismo. Basta, cioè non c'è, non si muore. Non si può. Anzi, è più probabile che ti viene un tumore al cervello se stai 10 ore al giorno con la cuffia Bluetooth che va sempre alla frequenza di 1,4 2.4, perché è l'unica frequenza libera, perché stai tutto il giorno. Io personalmente, voi lo sapete, quando parlo al telefono parlo sempre con via voce. Perché? Ma non perché ho paura che mi venga il tumore al cervello, perché io quando parlo al telefono mi si riscalda l'orecchio e mi dà fastidio. E quindi parlo sempre con via Sì, voce. però comunque chiaramente può essere che causano malattie, ma è sempre soggettivo, è una cosa che comunque non so nemmeno se non Ma so le se malattie possono può. venire a prescindere. Ma infatti da A qualunque cosa, prescindere. dall'aria, dall'inquinamento, cioè dall'aria perché chiaramente c'è l'inquinamento, da tanti altri fattori, che comunque se capitano, capitano, non è che perché allora c'è 5G vuol dire che tutti moriremo o arrostiti o tutti col tumore. Cioè, non è detto. Mi sono un po' triggerato. Ma io pure un po' agitato. Molto bene, dopo esserci annoiati con un video di uno che parlava. Il cuore della nostra piccola missione. I gemelli è Bob. La macchinetta, ci guardiamo un video di una, diciamo, vecchia conoscenza che ci aveva accompagnato qualche episodio fa. Massimo Mazzucco. Di Mazzucco, esatto. Caricato da. Però è caricato da, diciamo, un nostro canale omonimo, Border Knights. Quasi. Oh. Massimo Mazzucco, 2 punti, 5G e taglio indiscriminato degli alberi. Andiamo! Vedremo. Dai. Oh, la strage degli alberi. Da quando ho iniziato a interessarmi del 5G, ho scoperto che vi sono non uno, ma due aspetti preoccupanti di questa nuova tecnologia. Sì. Nel frattempo vorrei portare alla vostra attenzione un secondo problema, che non è da meno, e riguarda la distruzione selvaggia e sistematica dei nostri alberi. A Questo è quanto pare, infatti, gli alberi, vero. soprattutto quelli più alti, impediscono una buona irradiazione del segnale 5G e quindi li stanno togliendo di mezzo in tutta Tutto Italia, giuro se qualcosa con delle di giustificazioni decisamente ridicole. alberi che Io un paio di mesi impediscono fa il mi ero accorto che segnale. dalle mie parti avevano tagliato in modo abominevole dei bellissimi viali alberati e ho cominciato a chiedere in giro quale fosse il Però quello motivo, che mi fa ma venire nessuno mi Sky, sapeva dare una segnale Sky qua risposta, ancora al punto che ho iniziato a lo sospettare che ci fosse di mezzo il 5G. lascio. Questo è Butac, uno dei siti classici italiani di Ah, debunking, grazie che mi che fa proprio buono, oggi ha favore di pubblicato un alberi. articolo nel quale cerca di smentire questa ipotesi. A questo giro, scrive Butac, si parla di alberi abbattuti perché, secondo la tesi di Terra Real Time, che sarebbe il sito che per primo ha denunciato il taglio indiscriminato degli alberi, sarebbero un problema per la diffusione del segnale.
ma si tratta dell'ennesima sciocchezza antiscientifica sostenuta solo e unicamente per spaventarvi e magari convincervi a comprare un cappellino contro l'elettrosmog. Ora, Butak, a parte che qui nessuno vende cappellini, stiamo solo cercando di proteggere la nostra ricchezza naturale, casomai. Ma il fatto che gli alberi rappresentino un ostacolo praticamente insormontabile per il 5G ormai è un dato accertato. Lo confermano ad esempio due documenti ufficiali del governo inglese, pubblicati da Lawrence Survey, l'ufficio che si occupa della mappatura del territorio. Uno si intitola Pianificazione 5G, considerazioni geospaziali, una guida per i pianificatori e le autorità locali. E l'altro si intitola L'effetto delle costruzioni e dell'ambiente naturale sulle onde radio millimetriche, ovvero il 5G. Da questi documenti leggiamo vegetazione e edifici. I risultati presentati in questo rapporto dimostrano che gli oggetti della vegetazione, ovvero alberi e arbusti, con un denso fogliame, provocano un disturbo nella propagazione del segnale oltre i 6 GHz. Qui ci sono delle considerazioni generali. Gli alberi di oltre 3 metri sono messi nel gruppo che andrebbe preso in considerazione, should do, mentre gli alberi oltre i 5 metri sono nel gruppo del must do, ovvero quelli che bisogna prendere in considerazione. Più sotto c'è la spiegazione. Should do sono oggetti che vale la pena di considerare durante le rilevazioni. Must do significa invece che questi oggetti avranno un impatto significativo nella propagazione del segnale delle microonde millimetriche e che quindi vanno assolutamente presi in considerazione durante i rilevamenti. Il documento poi presenta diversi esempi pratici. Qui dice, questa zona dello stadio ha due aspetti interessanti che dovrebbero essere presi in considerazione come ostacoli potenziali per le trasmissioni. Le torri di supporto all'esterno dello stadio. Guardate adesso gli articoli che mi sono stati mandati dagli ascoltatori di Border Knights. Poi decidete voi se c'entrano qualcosa oppure no. Io vi dico solo una cosa. Sono quasi tutti articoli del 2018 o 2019, quindi molto recenti. E quasi sempre viene data una spiegazione risibile per il taglio degli alberi. Ovvero risultano di colpo tutti malati, oppure ti dicono che ne pianteranno degli altri più bassi, oppure che sono diventati piante, improvvisamente tutti pericolosi. Cioè alberi secolari che sono lì da più di 100 anni, di colpo diventano una minaccia. In città alberi secolari! Di fatto mi ha scritto una persona che si occupa di installazione 5G e mi ha detto che in effetti moltissimi sindaci e amministratori locali vengono spaventati dall'idea di poter essere ritenuti responsabili per eventuali danni causati dalla caduta degli alberi e quindi non appena gli si suggerisce di tagliarli accettano subito, spesso anche senza il nulla osta delle autorità che dovrebbero salvaguardare il verde pubblico. Guardate quello che sta succedendo in Italia. Palermo. Il comune si prepara ad abbattere 200 alberi di pino. Decisione folle. Scusate l'interruzione della trasmissione. Mazzucco fa una lunga rassegna di articoli in cui si vedono alberi che vengono distrutti. Io la taglio perché è lunga, ma vi invito ad andarla a guardare per estenso nel suo video originale. Io ho preso come esempio il primo articolo che lui citava. Articolo di I Nuovi Vespri. Palermo, il comune, si prepara ad abbattere 200 alberi di pino. Aldo Penna, decisione folle. Allora, la notizia, da quello che ho visto online, dovrebbe essere vera. È del 7 giugno 2019, questo è un dettaglio fondamentale. Il problema nasce quando qua si inizia a fare la dichiarazione. Tipo, qualche giorno fa abbiamo ripreso un'inchiesta sul taglio degli alberi nel mondo, una storia che potrebbe essere legata alla tecnologia 5G, qui il nostro articolo. Allora, quando qualcuno fa una dichiarazione di questo tipo, bisogna vedere se chi fa una tale dichiarazione è attendibile, quindi io mi aspetto che in fondo a questa pagina ci sia un qualche riferimento al fatto che questa testata giornalistica sia registrata a un tribunale, abbia una partita IVA, e con mio grande stupore in fondo pagina non vedo nulla. Andiamo a vedere chi siamo. Chi siamo? Mi aspetto di vedere chi sono. Perché i Nuovi Vespri? Non ti ho chiesto perché, ti ho chiesto chi sei. Perché di tutte le sedizioni, le rivolte, le ribellioni, le sommosse che hanno cadenzato la storia tragica e turbinosa della nostra isola? La rivoluzione dei Vespri siciliani del 1282 è quella che per gli obiettivi... lasciamo perdere, ragazzi. Tuttavia, la cosa più importante è che
Ho trovato questo articolo del 9 giugno, quindi 2 giorni dopo quello dei Nuovi Vespri, in cui dice: sono salvi 200 pini di via Ugo La Malfa, non ci sarà alcun abbattimento totale. Qui c'è l'articolo che vi invito a leggere se volete. E la cosa importante che volevo vedere è: vediamo se questa testata è registrata qualcosa. E infatti qui c'è scritto: testata giornalistica online, ai sensi del decreto legge 18 maggio 2012, numero 63, coordinato con la legge di conversione del 16 luglio del 2012, numero 103. Direttore responsabile Gaetano Ferrero. Quindi state attenti quando andate a leggere delle notizie, accertatevi che siano veritiere e riprendiamo con Gimblotti. Treviso, tagliati altri 87 alberi perché sono malati. Certo, perché gli alberi si ammalano tutti insieme, Ammalare! 87 per volta. Ancora, Treviso, non tagliate gli alberi, i residenti insorgono. Udine, via Pieri, iniziato l'abbattimento degli alberi. Verona, centinaia di alberi da abbattere per realizzare il nuovo filobus. Allora, intanto facciamo il conteggio dei punti. Penso senza indugi, credo che tu abbia perso questa volta. Ed è la prima volta che tu perdi. Già, è la Mi prima dispiace. Devo andare. Dai, guarda, facciamo una cosa. Metalli, me lo bevo io perché l'ho deciso io. Tanto, all'epoca metalli. Giusto, è lì. Salute. Bello, 5G. E mi sa che non mi ha portato tanto piuttosto questo. Allora, cioè praticamente lui ha fatto lei, ha fatto una carrellata di, come si dice? Ora vedo. Di giornali Giorno, ne vuole uno in lui. cui praticamente Si è preso vaccino. faccio vedere la distruzione del 99% di alberi in città, eccezione di uno che era un bosco vicino, prima se la Foggia, no? Non mi ricordo bene. Quello lo posso capire che è una bastardata, ma le altre? Cioè, se tu abbatti un albero in città, cioè in un vialone, non stai ammazzando l'ambiente, perché sono alberi già di abbellimento, già sono Ma in un ornamentali. articolo c'è scritto che tipo una fascia di alberi è stata buttata giù per via di quelli che avevano casa lì, di quelli che stavano lì perché Dei magari residenti. dei residenti, perché magari dava fastidio, non so, Esatto. per qualche motivo, perché non si vedeva un c***o. Qua volevano abbattere un altro albero vicino a casa nostra perché stava cascando intorno addosso al nostro palazzo, che poi hanno risolto tagliando alcuni rami. Per ora. Ma Stessa cosa. gli alberi possono costituire un pericolo. Certo. Il problema qual è? Le persone possono dire: beh, io mi assumo il pericolo, non voglio uccidere l'albero. Ma il problema è che il comune non si vuole assumere quella responsabilità per Già. l'assicurazione. Quindi li abbattono, magari li abbattono, se ne tolgono 30, ne mettono 30, ma da un'altra parte, non Ad necessariamente. esempio, dove abitavo io prima, è capitato che io un giorno mi svegliai e trovai appunto confusione, la strada bloccata, perché vi era un albero molto grande, però che stavano tagliando. Io l'ho trovato che lo stavano tagliando e mi sono abbastanza arrabbiata, perché quel punto era un punto di ritrovo per molte persone, perché c'era, siccome venendo molto caldo, spesso in estate, era un punto di ritrovo per lavoratori, muratori che magari volevano prendersi un po' d'arietto, trovavano bella l'ombra sotto questo grande albero. Era un punto di riferimento per molti anni, lo è stato comunque per gli abitanti della zona, e ci rimasi male. Poi spiegarono che il motivo, che non era perché è il 5G, era per il 5G, no, il motivo era che un grande ramo si era staccato ed stava cadendo sulla casa di un residente lì. Quindi chiaramente hanno tagliato una gran parte dell'albero per evitare questi problemi. Comunque l'albero hanno lasciato lo stesso, hanno semplicemente ridotto la sua Come è grandezza. successo qua? Però c'è, cioè non hanno fatto nessun atto di chissà che. Alberi che vengono distrutti, che stanno distruggendo il mondo, non sono queste delle città, sono quelle, come dicevo poco fa, in Amazzonia, in Amazzonia. Australia, in Perché Siberia. fanno di mezzo non solo animali così strani. Quando a Natale vi comprate il vero albero di pino, Esatto. alberi inutili che poi vengono presi e buttati nel Questa cosa giardinetto. infatti non la cioè Perché non comprare un albero di concordo. plastica per voi è troppo difficile. No, volete l'albero vero? Vabbè, è plastico perché inquina, però scusa, però te lo tieni per un sacco di anni e Ma mia mamma ha lo stesso eviti. albero da 20 anni, guarda. Esatto. Che poi non No, capisco meglio. perché devono usare gli alberi di pino che quando lo tagliano gli aghi seccano e cascano. Ok, Io visto non che mi sono rotto le sono palle di Natale, avete altri commenti? No, anch'io mi sono rotta le palle di Natale. Video inutile.
Sono rimasta profondamente delusa dal 5G dai video che abbiamo beccato perché mi aspettavo più parole, ma evidentemente abbiamo anche sbagliato con la scelta di alcune parole, Vabbè, però. ci riproveremo con il prossimo video. Chissà quale altre teorie del complotto mistiche discuteremo. Io spero che uscirà quella del motore perpetuo la prossima volta. Speriamo bene con i prossimi video. Una buona serata, alla prossima!